Al Partenio di Avellino si sfidano l'Avellino di Raffaele Biancolino al suo esordio sulla panchina bianco-verde davanti ai suoi tifosi, e il Foggia di Eziolino Capuano, nuovo allenatore rossonero proprio nel corso di questa settimana dopo l'esonero da parte di Massimo Brambilla. Ci sono circa 6.000 spettatori al Partenio, una partita dominata dall'Avellino fin dai primi minuti con un D'Ausilio scatenato. Qui va il Tosco nel sinistro, il numero 7, spina costante nella difesa del Foggia, presa sicura in questa circostanza da parte di Perina. Gli ospiti ci provano sugli sviluppi di un calcio d'angolo, questo colpo di testa raccolto da Iannarilli. Dalla parte opposta, alto calcio d'angolo, mischia furibonda, pochi passi da Perina con il pallone che alla fine viene scagliato alto rispetto alla porta da Rigione. Un Avellino che preme, al minuto 19 c'è il cross dalla sinistra di Frascatore, deviazione e ancora una volta giro dalla bandierina. Minuto 26, Patierno prova il cross a cercare Gori con tanto dubbio in area con Parodi. L'arbitro lascia proseguire. Avellino che ha segnato appena 3 gol in questo primo scorcio di campionato. Mal di gol viene risolto con Patierno. Cross di Palmiero, colpo di testa vincente dell'ex attaccante del Bitonto, che si infila all'angolino. Paterno che non giocava dalla prima giornata di questo campionato e sblocca la partita al minuto 37, alto cross alla sinistra, gira Gori, c'è la deviazione, malissimo Perina, si avventa come un falco sul pallone, ancora lui, Cosmo Paterno, doppietta dopo i 20 gol realizzati l'anno scorso, i primi due di questo campionato arrivano in questa fredda serata per il 2-0 al minuto 37. Insiste la formazione di Biancolino con il sinistro di Suna, sdeviato e palo per il centrocampista greco, tra i migliori in campo. Primo tempo monologo biancoverde con un Foggia in costante difficoltà. La rabbia di Capuano che manda in campo l'inizio di presa Danzi. La partita però dell'ex centrocampista del Cittadella dura appena 13 minuti, doppio giallo ed espulsione. Ingenuità colossale, un giocatore che è entrato in campo al posto del deludente Millico, trattenuta plateale, danni di D'Ausilio. Il Foggia costretto a giocare in 10 uomini, abbondante mezz'ora più recupero. Avellino che continua a collezionare occasioni, calci d'angoli, qui c'è un contatto ancora una volta in area. La deviazione di Carillo mette il pallone nuovamente in corner. Poi giustamente Biancolino richiama in panchina Patierno, standing ovation per l'MVP della partita, dentro al suo posto Vano. Foggia che reagisce con un altro neontrato, c'è Orlando che qui sguscia via, calcia col sinistro, Iannarilli compie una super parata. Salines ancora una volta per i rossoneri, dentro per Sant'Agnello, sponda per Mazzocco, ex della partita, calcia malissimo con il destro. Il Foggia nel finale trova un po' di coraggio nonostante l'inferiorità numerica. L'Avellino però continua ad avere occasioni, qui sfiora il colpo del capo con questo colpo di testa di De Cristofaro, pallone centrale raccolto da Perina, poi ennesima invenzione di Palmiero, colpo di testa di Camigliano che lascia lì per Gori, alla fine è Mutanda a provarci dai 30 metri, ragazzo della primavera, guadagna il calcio d'angolo. Sul corner il cross di Palmiero, il colpo di testa tentato da Vano, uscita disperata di Perina, che in qualche modo riesce ad evitare il colpo del KO. Poi nel finale al minuto 90 Zunno su una palla vagante sguscia via, entra in area e con il sinistro trova il gol, il suo primo con la maglia del Foggia, quello che al minuto 90 riapre clamorosamente una partita che sembrava seppellita. Bravo il numero 7 a calciare con violenza sull'uscita di Iannarelli e fare 2-1. Avellino si ributta in avanti, qui è Gori che si gira con il sinistro, Perina, ottimo riflesso per tenere il Foggia in partita. Foggia che incredibilmente all'ultimo secondo ha la palla del pareggio, ci prova Orlando con il destro da 30 metri con il laterale nativo di Taranto che inquadra la porta. Iannarilli però senza problemi fa sul pallone, assalto disperato, sono 5 minuti di recupero. L'Avellino però difende con i denti la sua prima vittoria in questo campionato. 2-1.